Benvenuti in Meet & Match. Oggi sono in compagnia con il designer Fabio Quaranta. Fabio, buonasera. Buonasera. E, siamo in The House. The House è un laboratorio urbano in Milano, fondato da Diluan in collaborazione con Linea Pelle. Volevo capire qual era il tuo progetto e come io posso aiutarti. Grazie innanzitutto per l'invito. Avevo bisogno di realizzare questo capo che viene da una concezione a metà tra coperta, cappotto e giacca, da alcune riflessioni che sono nate proprio in questo momento in cui viviamo maggiormente la casa, viviamo anche l'arredo in maniera diversa rispetto a tempi passati. Quindi abbiamo cercato di lavorare su delle strutture, delle forme geometriche, come questa per esempio, che attraverso le proporzioni e l'applicazione di due bretelle possa diventare da coperta, semplice coperta, da un capo che scalda, un capo che copre e un capo che a discapito della forma geometrica veste come un cappotto. Le bretelle ovviamente ci aiutano a tenere il capo sulle spalle quando non si ha bisogno di indossarlo e una volta applicato il capo, come in questo caso indossato, questa è la forma rettangolare, ovviamente prende le sembianze di un capospalla. Qua vediamo tutto scomposto agli opposti, bottoni, asole e anche le tasche. Una volta indossato ritroviamo che il capo si compone come una giacca sartoriale, quindi all'interno doppio taschino e in questo caso due tasche a filetto esternamente. Io credo possa essere utilizzata una pelle molto morbida, l'utilizzo ovviamente moderno, no? Con le nostre tecnologie di questo, diciamo, di questa pelle. Io ho dei campioni, per esempio, dove in pratica la pelle è stata su pannello unico, termosaldata, e da queste termosaldature possiamo tirar fuori quelli che sono gli elementi, per esempio, della tasca, lasciando degli spazi, delle aree non termosaldate e tagliandole, per esempio, con il laser. Ti faccio vedere ancora qualcosa. Ecco, questo per esempio è anche un nostro progetto, tutto completamente termosaldato. In questo caso la fascia agisce sulla tasca. Nel tuo caso la fascia fungerà anche da tasca. Il vantaggio è che tu avrai in un'unica operazione la parte decorativa e la parte funzionale e nel caso delle asole daranno la caratteristica anche di non sfilare perché noi lavoriamo con il laser. Questi qui sono dei campioni di pelle termosaldata e con il laser abbiamo praticamente ricavato quelli che sono diciamo delle aperture, ovviamente la tua forma sarà un po' diversa e da queste aperture diventano praticamente delle asole. Come per esempio questo è interessante anche per la costruzione del capo, perché mi immagino che se la pelle possa fare un gioco così in alcune parti del capo dove ha bisogno di articolazione. Questa è una soluzione che viene utilizzata proprio per assecondare delle forme e anche qui viene lavorato, diciamo, proprio vengono fatti dei tagli in questo caso a scalare, quindi anche come grandezza, che mi danno proprio questa possibilità. Sicuramente io potevo proporti anche delle possibilità legate a degli aspetti imbottiti, perché in questo modo tu potresti anche creare proprio un disegno. Sì, infatti potrebbe essere interessante qui la trapuntatura è fatta in modo orizzontale rispetto al capo. Sì, in realtà tu puoi decidere il tuo disegno, la tua forma. Sì, proprio per quello, proprio per definire, così avremo delle righe. Una volta selezionata la pelle, il tuo disegno noi lo faremo diventare un prototipo e poi questo prototipo si passerà al progetto definitivo. Quindi io ti ringrazio per aver scelto The House, Laboratorio Urbano in Milano, per questa tua sperimentazione e mi auguro, insomma, di poter arrivare ad un risultato che ti soddisfi pienamente. Grazie a voi per l'invito.